Ben ritrovati a tutti ragazzi in questo nuovo video, anzi buona serata a tutti, anche se è giorno, ma voi vedrete questo video che è l'analisi e il recap della giornata italiana e non solo, questa sera dopo cena, come al solito, verso le 9 o 9.30 credo, su per giù, perché questa sera sono impegnato e non posso farlo al serale il consueto recap. Che dire, oggi giornata veramente, veramente bella per noi. 5 medaglie, una d'oro, una d'argento e 3 bronzi. Stiamo facendo veramente la collezione di bronzi. Peccato perché un oro, vabbè, straordinario, ma potevano essere. Ci è mancato veramente poco per far sì che ottenessimo 2 ori. Sto parlando ovviamente dell'argento nella canoa di Manfredi, nella canoa sprint di Manfredi Rizza, che per 45 millesimi ha mancato l'argento, cioè altri 10 metri praticamente, o meglio, forse anche meno, e avrebbe preso l'oro. Quindi, ma comunque, per le sue possibilità e per la crescita che ha avuto veramente Manfredi Rizza, straordinario, un argento che vale oro. Certo, ovviamente, ogni volta che si arriva a tanto così dalla medaglia più preziosa, un po' di rammarico è normale che ci sia, ma ovviamente poi quando si ragiona a mente fredda, con lucidità, poi si capisce comunque la grandezza di quello che si è riusciti a fare. E avremmo potuto ottenere quindi 2 ori, un argento e 2 bronzi, perché Viviani nell'Omnium sembrava la medaglia, sembrava ormai svanita dopo le prime 2 prove in cui non è stato l'Elia Viviani che conosciamo, ossia lo scratch e la tempo race. Poi vince la gara ad eliminazione, lui ha detto più per rilassarsi, per divertirsi, la vince, e poi la gara a punti, l'ultima, quella che assegna poi le medaglie, la gestisce, come è successo anche a Rio 2016, in una maniera veramente eccellente. Prende un giro. Poi guadagna comunque, vince 3-4 sprint, se non erro, quindi ovviamente la vittoria ad ogni sprint sono 5 punti, e se tu guadagni un giro sul gruppo sono 20 punti. Facendo così Viviani balza in seconda posizione dietro all'atleta, al ciclista britannico, Walsh, se non sbaglio, se non erro, ma nel finale purtroppo l'atleta neozelandese prende un giro sul gruppo. Viviani lì assieme ad altri 2 prova a scattare disperatamente per tentare di ricongiungersi con il gruppetto dove si trova il neozelandese, ma non ce la fa. Il neozelandese raggiunge la parte più grande del gruppo e quindi di conseguenza guadagna 20 punti e gli frega veramente agli ultimi 250 metri il secondo posto. Ma ripeto, per come si era messa, medaglia veramente, veramente stupenda, bellissima di Elia Viviani, che dopo Rio, tra l'altro Viviani dovrebbe essere impegnato nella Madison sabato, dopo Rio 2016 in cui vinse l'oro, grandissimo. Anche questa è una medaglia veramente importante, anche se è un bronzo, però per come si era messa, ripeto, veramente, veramente, medaglia importantissima. Poi l'altro bronzo arriva dalla Bottaro, prima medaglia storica nel karate. Devo dire la verità, non conosco il karate bene. Ho visto comunque questa prova della Bottaro, il kata, che è una prova artistica del karate, quindi non c'è una lotta, e la Bottaro straordinaria. Ho esultato pur non sapendo bene le regole, anzi quasi per nulla devo dire, ho esultato perché è pur sempre una medaglia, ovviamente arricchisce il medagliere, e prima medaglia storica dell'Italia nel karate alle Olimpiadi. Tra l'altro il karate è stato inserito alle Olimpiadi proprio in questa edizione dei giochi, ma probabilmente verrà, o meglio potrà essere tolto già dalla prossima edizione, quindi praticamente sarebbe una comparsa se così fosse, e sarebbe un peccato comunque per tutti quegli atleti che magari hanno fallito come l'avversaria della Bottaro,
che ha, veramente gli ha tirato uno sguardo perfido, ma ovviamente non per cattiveria, ma perché era talmente delusa da veramente non crederci e quasi scoppiare in lacrime. Quindi pensate anche magari a tutti quegli atleti che si sono allenati, sono andati veramente a tanto così dalla medaglia e poi però non possono riprovarci perché il karate non ci sarà più dalla prossima Olimpiade. Una bella mazzata, insomma, veramente una bella botta, diciamo così. E poi, se non, ah, ok, e poi ovviamente il terzo bronzo, me lo stavo dimenticando, ma già ne ho parlato comunque nel video questa mattina. Gregorio Quartinieri, straordinario nella 10 km, è il primo italiano a prendere una medaglia alle Olimpiadi nel nuoto di fondo, nella 10 km. Quindi stupendo, Gregorio Quartinieri. E per quanto riguarda la canoa, un'altra cosa, un altro dato statistico che mi sono dimenticato. Erano 13 anni, quindi da Pechino 2008, che nella canoa, per quanto riguarda l'Italia, non arrivava una medaglia. Quindi doppiamente bravo Manfredi Rizza. E poi, che ve lo dico a fare? Anche qui ovviamente ho fatto il video prima sulla straordinaria vittoria nella 20 km di marcia di Massimo Stano. Un qualcosa di pazzesco, aiutato magari dal clima, abituato lui a quel clima, non lo so, ma ha condotto la gara in un modo magistrale. I cinesi, che erano i favoriti, si sono sciolti ad un certo punto. I giapponesi rimangono attaccati a lui, ma non possono nulla e sono costretti, tra virgolette, a prendersi le medaglie di argento e di bronzo, quindi secondo e terzo posto. Ma Massimo Stano, che fa felice una regione intera, la Puglia, e una nazione intera, perché terza medaglia d'oro per quanto riguarda l'atletica dell'Italia alle Olimpiadi, un qualcosa di pazzesco, cioè quasi la metà delle medaglie d'oro sono arrivate dall'atletica, considerata la Cenerentola all'inizio per l'Italia, e invece è diventata la regina incredibilmente. Quindi Olimpiadi veramente che si stanno dimostrando strane. Perché le medaglie che ci aspettavamo non sono arrivate, quelle che non ci aspettavamo invece sono arrivate e ci hanno sorpreso in una maniera veramente incredibile. Perché già i 2 ori di domenica veramente ti fanno sentir male. Più questa terza medaglia, come si dice e come ha detto lo stesso Stano nell'intervista, non c'è due senza tre, e il terzo oro ce l'ha portato proprio lui. Quindi meglio di così, veramente, non si potrebbe. E fatto il riassunto quindi delle medaglie italiane, quindi Italia che sale a quota 35 del medagliere, molto vicini, attenti, molto vicini al record di medaglie in un'Olimpiade. E andiamo a vedere le altre gare in cui sono stati impegnati i nostri atleti. Atletica, ovviamente, oltre all'oro straordinario di Stano. Giornata positiva per il lancio del peso con l'italo sudafricano Weir, che chiude una finale al quinto posto, risultato veramente ottimo, facendo tra l'altro il suo personal best con 21 e 41 di misura, quindi molto bravo. E per quanto riguarda giornata positiva per quanto riguarda la staffetta maschile, la 4%, con Patta, Faustino De Salu, Jacobs e Tortu in ultima frazione. È stata una bella batteria. Italia che chiude al terzo posto e si qualifica quindi, e clamorosamente a sorpresa esclusi gli Stati Uniti. Così almeno pensassero alle gare loro, per tutto ciò che è successo, insomma, in questi giorni, le critiche, i sospetti di doping di là e di qua, pensassero a curar bene le gare loro, che hanno fatto veramente una figuraccia quest'oggi, piuttosto che pensare agli altri. Volevo vedere se avesse vinto l'americano Kerley in finale nei 100 metri, cosa avrebbero detto, insomma. Cioè, lasciamo perdere, che è meglio. E per quanto riguarda le altre gare, finale del salto triplo maschile, Della Valle e Iemelje chiudono rispettivamente in nona e in undicesima posizione, quindi nulla di che. E la 4% femminile fa il nuovo record italiano, ma non si qualifica in finale. La 4x4 femminile esce, non si qualifica in finale, ma comunque fanno il loro record stagionale. E poi
La nota più negativa di giornata è il salto in alto femminile. Alessia Trost e Valle Ortigara non si qualificano. Alessia Trost, veramente mi aspettavo che potesse essere più performante, perché le premesse c'erano e invece non mi è piaciuta. Non so, mi è sembrata come se si fosse fermata lì ad un certo livello e poi pian piano, non lo so. Vabbè, fatto sta che non saremo al femminile nella finale del salto in alto. Canoa sprint, già l'ho detto, dell'argento di Manfredi Rizza, e poi Beccaro e Burgo nel K2 da 1000 metri. Sempre loro in rimonta vanno, diciamo così, partono inizialmente un po' più piano e poi tentano la rimonta, ma in questo caso non funziona, non va e non si qualificano alla finale. Il karate, già l'ho detto, ovviamente, e oltre, purtroppo direi, oltre al bronzo bellissimo della Bottari, di Viviana Bottari, c'è anche l'infortunio di Crescenzo, e questa fa male, fa male, non secondo me, fa male proprio, perché tu ti prepari per 5 anni a queste gare olimpiche, forse unica volta del karate alle Olimpiadi, e poi ti infortuni e quindi costretti poi tramite il medico ad annullare tutti gli altri incontri. Questa categoria, questa specialità del karate, quindi questa lotta, si chiama il kumite ed è diviso ovviamente in categorie di peso. Quindi perde il primo incontro Crescenzo nettamente 5-0 e poi gli altri vengono annullati, quindi fuori purtroppo. Stessa delusione, anzi ancora più grossa la delusione per Frank Chamisso. Purtroppo, e questa è una delle cose più brutte di giornata, mi ha fatto veramente male anche vederlo poi all'intervista. Rammaricato in una maniera pazzesca, quasi schifava il proprio sport, dicendo forse non fa per me, forse faccio schifo, insomma, una cosa simile ha detto. E purtroppo perde in semifinale. Peccato perché una parte il sorteggio sfavorevole e un'altra comunque poteva far meglio in questa semifinale. È andato un po' in confusione in un frangente del match, dell'incontro, contro il bielorusso Kazima Hamedau, se l'ho detto bene, un nome infinito, e purtroppo perde 9-7. È costretto a dire addio al suo sogno perché senza mezzi termini si puntava a loro, e purtroppo però non c'è stato nulla da fare e sarà costretto a giocarsi il bronzo, come proprio accaduto a Rio. Veramente, veramente un gran peccato, era veramente a pezzi, distrutto, mi ha fatto veramente male vederlo in quella maniera. Quindi, come vedete, nelle Olimpiadi ci sono gioie, le vittorie e purtroppo anche i dolori e le sconfitte, ma nello sport in generale. E poi andiamo a vedere. Ah, il pentathlon moderno, e questa disciplina è veramente una delle cose più interessanti, secondo me. Allora, innanzitutto, per chi non fosse proprio ferrato, vi dico in breve in cosa consiste il pentathlon moderno, che si chiama moderno appunto per differenziarlo dal pentathlon antico, che veniva svolto nelle Olimpiadi antiche e che comprendeva una gara di velocità, il giavellotto, il salto in lungo, il disco e la lotta. Nel pentathlon moderno invece abbiamo la scherma, la spada, il nuoto, attenzione, il nuoto, già qui è una cosa veramente particolare, si gareggia sui 200 stile, poi l'equitazione, il salto con gli ostacoli, la corsa campestre e infine il tiro a segno, la pistola. Quindi, cioè, come vedete, è un qualcosa, non è assolutamente paragonabile al pentathlon antico, che comunque erano tutte gare che si svolgevano all'interno dell'arena, quindi lancio del comprendevano per la maggior parte atletica, quindi lancio del disco, salto in lungo, giavellotto, velocità, tranne poi la lotta, che comunque è uno sport atletico. In questo caso invece, cioè, abbiamo tutti sport veramente diversi fra loro: scherma, nuoto, equitazione, corsa e tiro a segno. E questa cosa mi affascina in una maniera pazzesca. Devo
Devo dire la verità, in tutto questo periodo anche di avvicinamento alle Olimpiadi, non l'ho seguito molto, anzi, quasi per niente, però veramente è un qualcosa che mi affascina. L'ho visto qualche volta e mi affascina tantissimo proprio questo insieme di sport, di discipline così differenti fra loro. Mi affascina veramente tantissimo. E nel pentathlon moderno oggi ovviamente c'era il ranking round di scherma, la spada ovviamente. Sotero chiude in quinta posizione, in saldo positivo, Micheli invece in saldo negativo. E questo fatto di uno dei due italiani che ha chiuso in positivo è fondamentale per il proseguio delle gare, quindi bene sotto questo punto di vista. Poi c'è stato anche lo skateboard con Federico e Mazzara, che però non si qualificano per la finale. Devo dire la verità, lo skateboard non l'ho seguito per niente. Ho visto solo le gare finali, ad esempio della giapponese di 13 anni che ha vinto l'oro, che mi affascina questo fatto, insomma, che ragazzini praticamente possano vincere medaglie olimpiche, 13, 14 anni. Poi, se non sbaglio, l'atleta cinese nella ginnastica artistica, no, non nella ginnastica artistica, scusate, nei tuffi. Quindi mi affascina veramente questa cosa, anche se anche qui c'è una sorta di critica da parte di alcuni, che secondo alcuni bisognerebbe imporre un limite di età. Insomma, io no, non so cosa dire sinceramente sotto questo punto di vista. Certo è che il fisico magari, poniamo il caso della tuffatrice, 14enne cinese, è diverso, è molto più longilineo, leggero di un fisico di una di 25 anni, per dire già. Quindi nei tuffi è fondamentale entrare bene in acqua, fare pochi schizzi e fare le cose, i vari tuffi con precisione e non scomponendosi. Queste sono le cose fondamentali. Certamente il corpo di una 14enne è avvantaggiato, secondo me. Poi 14enne è veramente uno stecco tirato a pennello, è veramente avvantaggiata rispetto al corpo ad una che ha 25 anni, quindi ha un corpo più inevitabilmente più grosso, più massiccio. Poi ditemi qui sotto nei commenti, magari sono curioso di sapere cosa ne pensate su questo fatto. E poi chiudiamo con i tuffi. C'era la semifinale della piattaforma da 10 metri, appunto, con la Sara Di Maria, che però non riesce a qualificarsi alla finale. Quindi, giornata comunque molto, molto, molto positiva per noi. Ripeto, si sta dimostrando un'Olimpiade strana, perché arrivano medaglie inaspettate e quelle dalle quali. Gli atleti dai quali ci si aspetta tanto, magari in realtà spesso hanno fallito. Quindi Olimpiade veramente strana, 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 che però in questa seconda settimana veramente è cambiata da così a così, almeno per quanto riguarda gli ori. Eravamo indietro, eravamo rimasti ad uno, a due ori, ora siamo a sette praticamente, 3 ore dall'atletica, insomma un qualcosa di incredibile, quindi molto molto bene. E parliamo comunque in generale poi degli altri sport, degli sport di squadra, delle altre finali dell'atletica. Partiamo subito da quest'ultima. Oltre alle finali del triplo uomini e del peso uomini, in cui erano presenti atleti italiani, c'erano i 110 ostacoli uomini, l'asta donne, i 400 metri uomini, l'heptathlon donne e il decathlon uomini. Partiamo subito dal 400 uomini, in cui l'oro va alle Bahamas con Gardiner. L'oro va alle Bahamas con Gardiner, scusate, mi sono perso la gara, scusate, non ricordo l'ordine di arrivo. Comunque il bronzo va invece a Kirani James di Grenada. E andiamolo a vedere subito. L'argento, sì, scusate, va a Zambrano, il colombiano, ma è stata una gara veramente molto buona. È stato fatto comunque il primato stagionale su 400 metri e
grande oro che va alle Bahamas, che di solito nell'atletica più al femminile sono performanti che rispetto al maschile, quindi ottimo oro di Gardiner. Nell'heptathlon poi oro al Belgio, ricordiamo heptathlon 8 discipline, oro al Belgio e argento e bronzo all'Olanda. Decathlon maschile, parlavamo dell'heptathlon femminile ovviamente, decathlon maschile che si chiude con i 1500 metri, oro al canadese Warner, argento Francia, bronzo Australia. Passiamo poi al salto con l'asta femminile, una gara tiratissima nel finale. Oro agli Stati Uniti, argento alla Russia, tra virgolette, e bronzo alla Gran Bretagna. Nei GIOT, la statunitense, chiude a 4,90 e poi tenta anche di superare i 5 metri, ma ormai. E questo accade spesso quando tu festeggi per una medaglia che hai già vinto, festeggi quindi una medaglia d'oro, poi è molto difficile ritrovare la condizione, ritrovare la concentrazione, quindi la condizione mentale per poter saltare di nuovo. Solo Duplantis ci stava riuscendo praticamente e stava riuscendo a fare al primo colpo il record del mondo a 6,19, ma quello è un marziano, è un'altra storia, quindi non c'è assolutamente, non si possono fare paragoni. E infine, per quanto riguarda i 110 ostacoli, oro e bronzo Giamaica, argento Stati Uniti. Quindi queste sono le finali e la giornata dell'atletica. Passiamo agli sport di squadra e chiudiamo perché stiamo già sforando, insomma, un video abbastanza lungo come al solito. Mi dovete scusare, ma se devo fare comunque, ripeto, un'analisi più dettagliata e dare delle mie opinioni su tutte le varie discipline in cui sono presenti gli italiani, ci vuole inevitabilmente più tempo. Parliamo quindi della pallavolo maschile. La Francia negli sport di squadra, attenzione perché rischia veramente di portare a casa medaglie pesanti. Nella pallavolo maschile, semifinali oggi Francia-Argentina 3-0. Russia o Comitato Olimpico Russo, Brasile 3-1, quindi Brasile a sorpresa eliminato. La finale quindi sarà Francia-Russia e sulla carta dovrebbe essere favorita la Francia e quindi dovrebbe portarsi a casa una medaglia d'oro. Stessa cosa poi nella pallamano, sia maschile che femminile, è in semifinale. Le semifinali maschili ci sono state oggi, la Francia batte l'Egitto 27-23. L'altra semifinale era Danimarca-Spagna, sempre 27-23, quindi finale Francia-Danimarca ed anche qui forte possibilità di conquistare un oro. E stessa cosa, ripeto, nella pallamano femminile, le semifinali ci saranno nella giornata di domani. E poi, per quanto riguarda il basket, già ne ho parlato in un video pubblicato questo pomeriggio. Francia-Slovenia 90-89, Stati Uniti-Australia 97-78, quindi finale e qui però si parte sfavoriti sulla carta, Stati Uniti-Francia. Pallanuoto donne e concluderemo poi con il calcio femminile. Pallanuoto donne, Stati Uniti battono la Russia, o meglio il Comitato Olimpico Russo ancora una volta. Quanto mi piace dirlo, non lo so, però da una parte è brutto, però da una parte Comitato Olimpico Russo, non lo so, o meglio ROC. Finisce 15-11 per gli Stati Uniti, mentre Spagna-Ungheria 8-6, quindi la finale sarà Stati Uniti-Spagna. Ricordiamo che per quanto riguarda la pallanuoto donne, un mezzo flop Italia che neanche, sette rosa che neanche, si è qualificato alle Olimpiadi. E chiudiamo infine con il calcio, finale per il terzo e quarto posto. Gli Stati Uniti, dopo la delusione di non aver centrato la finale, quantomeno riescono a vincere un bronzo, battendo l'Australia 4-3. Erano in vantaggio 4-1, poi nel finale l'Australia comunque accorcia le distanze, ma non basta. Per quanto riguarda le gare di domani, e quindi chiudiamo il video, ci sono comunque altre gare in cui sono presenti atleti italiani nella lotta, nel karate con Busa, se non erro, e il Kumite.
Poi c'è la Madison femminile, la Madison, quindi ciclismo su pista, atletica poi ovviamente con soprattutto la 4% maschile con Patta, De Salu, ricordiamolo, Jacobs e Tortu, quindi tanta carne al fuoco e ovviamente anche molte, molte altre gare. Se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, supportatemi iscrivendovi al canale, ditemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate della giornata italiana a Tokyo e buonanotte a tutti, al prossimo video!